Benvenuti in Australia, prima tappa del viaggio, Melbourne. Il benvenuto ufficiale ce lo diamo da Melbourne, davanti alla Flinders Street Station. È uno snodo fondamentale per questa città, infatti si dice trovarsi sotto gli orologi, è un punto di ritrovo molto importante. Da qua c'è la Swanson Street, la strada principale. Siamo una città pulsante, giovane, piena di rock e di studenti. Melbourne è divisa in due dal fiume Yarra. Alla mia destra c'è la parte interna alla città, con tutti i negozi, con tutte le università e i grandi monumenti. Dall'altra parte invece la parte più naturalistica, con il Royal Garden, che è un parco immenso, incredibile, tra l'altro uno dei più belli d'Australia e qualcuno dice anche del mondo. Ed eccoci nei Royal Botanic Garden, oltre 40 ettari di parco, uno spettacolo inserito tra l'altro nel bellissimo skyline di Melbourne. Notevole. Eccoci in centro, questa è Bourke Street che porta alla Casa del Parlamento. Ovviamente una zona ricca di negozi, con un sacco di fervore legato anche ai tanti giovani che ci sono qua. Artisti di strada, musica ad ogni angolo. E beh, questa è la Melbourne bene, la Melbourne più turistica e che piace tanto. E dopo la cattedrale di San Patrizio, per concludere la prima giornata, il Cook's Cottage, dedicato neanche a dirlo allo scopritore dell'Australia, appunto il capitano Cook, che nel 1770 fu il primo europeo a mettere i piedi proprio su questa grandissima isola continente. Ebbene, da qui vi salutiamo, ma solo per il primo giorno, perché una volta che sei a Melbourne non puoi non fare un tour a Phillip Island e farsi un bel giro sulla Great Ocean Road. Ma per questo ci sarà tempo domani. Per adesso è tutto. Ciao!
Dopo un'oretta di viaggio, eccoci giunti alla prima tappa del nostro viaggio a Phillip Island. Siamo al Moonlight Sanctuary e qua è un piccolo parco naturale con tante specie che si possono osservare, dai koala ai canguri, ai wallaby, insomma tante specie animali per assaporare un po' di Australia Wild. È soltanto la prima tappa, quindi diamoci un'occhiata intorno. Finalmente il primo koala, tanto per cambiare dorme, ma è normale perché i koala per 4 ore al giorno si nutrono prevalentemente di eucalipto e per le altre 20 riposano. Bella vita! Sono animali davvero incredibili. La loro lunga coda serve per mantenere l'equilibrio e possono fare dei balzi fino a 2 metri ed è il modo migliore per spostarsi. Adesso li salutiamo, ma li rivedremo a Kangaroo Island tra qualche giorno. E lì è la patria dei canguri. Ed eccoci a Penguin World, questo è veramente un luogo incredibile, perché tutte le sere al tramonto si svolge la parata dei pinguini. Pensate che una volta erano più di 75.000 i pinguini che vivevano e venivano proprio tutte le sere in questa zona. Purtroppo è capitato con il passare degli anni che troppi turisti hanno reso questo luogo un po' inospitale per loro e hanno smesso di venire. Per fortuna un progetto australiano ha permesso il ripopolamento di questo luogo e ogni sera qua si vedono circa 45.000 pinguini. Ne arriva uno e poi piano piano tutti gli altri. Ci vediamo domani sulla Ocean Road. Questo è un posto da venire a visitare di persona. Ciao! Ben ritrovati a tutti! Comincia da Torquay la nostra avventura di oggi, così come comincia proprio da qua la Great Ocean Road, la strada che percorreremo in questa bellissima giornata. Questa è la patria del surf mondiale e ovviamente è l'oceano a darci il benvenuto, ma è soltanto l'inizio del nostro viaggio che attraverserà tutta una serie di paesaggi incantevoli. Dalle rocciose scogliere ad ampie spiagge a parchi lussureggianti, questa è veramente un'avventura australiana lunga circa 500 km, imperdibile. Benvenuti! Vedete questo? È l'eucalipto,
ed è una pianta un po' amarognola che viene mangiata soltanto dal koala. In questa piccola pausa sugli alberi, alzando gli occhi, se ne vedono parecchi. Benvenuti nell'Otway Park, un posto allucinante. Questa è una foresta pluviale con alberi che raggiungono più di 70 metri, alberi secolari incredibili. Qui bisogna soltanto chiudere gli occhi, respirare e ascoltare la natura. Ed eccoci arrivati al nostro punto di arrivo. Partiti da Merpu, siamo a Prince Town, dove ci aspettano i 12 apostoli. Ed eccoci giunti al termine della nostra Great Ocean Road. Alle nostre spalle i 12 apostoli, scavati dal mare. In realtà si chiamano i 12 apostoli, ma sono 8 i pilastri che escono proprio dal mare, dando vita a questo paesaggio incredibile. Paesaggio incredibile come tutto quello dell'Australia che abbiamo visitato fino adesso, questa regione della Victoria, veramente eccezionale. Però è tempo di andare, perché il nostro viaggio continua. Ancora Adelaide, Cairns, Sydney, molte tappe ci attendono. Quindi continuate a seguirci. Per ora non ci resta che salutare questo incantevole paesaggio, sicuri che tra decine di migliaia di anni sarà ancora qua, a dominare su tutta la costa sud dell'Australia. Alla prossima, ciao!